che gli insegnanti che tra le scuole possono cominciare a insegnare, a far apprendere ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. È fondamentale però che la politica faccia anche la prima parte e crei le condizioni perché al termine di un percorso di formazione le donne possano davvero avere pari opportunità di ingresso, di accesso al mondo del lavoro e poi la stessa opportunità di costruirsi una famiglia senza dover scegliere tra vita lavorativa e vita appunto personale o familiare. Per questo noi abbiamo investito per esempio risorse importanti nel PNRR per rafforzare la rete degli asili nido, la rete infrastrutturale degli asili nido. Questo governo invece ha tagliato 100.000 posti che erano già finanziati, una decisione sbagliata sulla quale chiediamo di tornare indietro. Abbiamo chiesto poi di finanziare, come si fa in Campania, il trasporto pubblico gratuito, che è un altro strumento che consente di aiutare le famiglie per far studiare i figli, soprattutto quando non hanno disponibilità economiche, per le persone con redditi più bassi, ma a livello nazionale non hanno deciso di dare seguito alla richiesta di approvare la stessa misura che in Regione Campania si porta avanti da anni per i ragazzi dagli 11 ai 26 anni, per poter consentire davvero a tutti di poter avere un supporto nel percorso di studi. Sono misure fondamentali per aiutare le donne, a conciliare vita lavorativa e vita personale, accanto a un lavoro culturale decisivo, perché senza quello non riusciremo davvero a fare passi avanti. Io credo che una società che abbia più donne nelle istituzioni, nella politica, nel mondo delle associazioni, nel mondo delle imprese, nel mondo delle professioni, sia una società migliore per la quale dobbiamo tutti insieme lavorare. Tantissimi studenti che si confrontano devono farlo su questo tema fondamentale, soprattutto in questo periodo storico, la parità di genere, terza edizione di questo progetto che porta avanti Confindustria. Esattamente sì, è un progetto dove ci crediamo, è il terzo anno di seguito che lo ripresentiamo e abbiamo un grande riscontro. L'anno scorso 1.000 ragazzi hanno partecipato, significa entrare nelle case, nelle famiglie, divulgando la cultura della parità di genere. Lo facciamo noi come imprese perché il primo passo deve partire da noi, riportando quelli che sono gli aspetti salariali, perché oggi il principio non è più il sesso, ma bensì le competenze. Chi ha competenze è giusto che abbia remunerazioni più importanti, rapportato agli aspetti produttivi, ma anche all'interno delle famiglie. Non possiamo assistere al 2024 con dati dove purtroppo ci segnalano violenze sulle donne ancora troppo elevati. I casi che sono qui vicino a noi, alle nostre porte, dell'altro giorno su Napoli, sono fattori importanti e che come obiettivo del 2024 dobbiamo, se non ribellare, quantomeno ridurre.